A Ravenna è stato presentato il primo deposito costiero di depositi italiani GNL, un investimento di circa 100 milioni di euro partecipato al 51% da PIR, al 30% da Edison e al 19% da Scale Gas, controllata da Enagas. L'impianto ha una capacità di stoccaggio di 20.000 metri cubi di GNL e una capacità di movimentazione annua di oltre 1 milione di metri cubi di gas liquido, rendendo disponibile il GNL per l'alimentazione di almeno 12.000 camion e fino a 48 traghetti all'anno. Io credo una grande soddisfazione per l'Italia, perché questo è comunque il primo deposito di GNL operativo sulla penisola italiana. E oggi, come sapete, gran parte del GNL che consumiamo arriva da Marsiglia o addirittura da Barcellona via camion. Quindi questa è un'opportunità di sviluppo per il paese, di alimentazione della crescente rete di distributori per GNL su strada e anche di bunkeraggio, in questo caso giustamente nell'Adriatico, e con la speranza anche che la disponibilità di GNL nell'area dell'Alto Adriatico arricchisca il traffico di traghetti e di crociere che già gravitano in quest'area e quindi anche un'opportunità in più per Ravenna. GNL al momento arriva dalla Spagna. Edison, che è il nostro principale cliente, oltre che partner, ha contratti di approvvigionamento anche con altri mercati, quindi ha la flessibilità poi di decidere di volta in volta come approvvigionarsi. Nel mondo delle crociere ci sono stati un numero ancora piccolo ma significativo per i nuovi progetti di ordini o di navi che sono entrate in servizio che vanno a GNL. Nel mare del nord l'uso del GNL è molto più diffuso, anche tra i traghetti e i rimorchiatori. Qui comincia a diffondersi tra i traghetti, ci sono ordini di portacontainer a GNL. Credo che per gli armatori la scelta sul combustibile sia anche influenzata per certi versi dalla erraticità delle autorità, che da un lato cercano di svolgere una funzione pianificatrice e di dire come si svilupperà il mercato nei prossimi 20 anni, dall'altro negli ultimi 15 anni hanno cambiato idea 7 volte, quindi non è facile, credo, per un armatore che deve fare un investimento che dura anche 20 o 30 anni in alcuni casi, decidere con certezza su quale tecnologia puntare. L'impianto è costato un po' più di 100 milioni di euro, più 10 milioni di euro per la banchina, per l'approntamento della banchina. Il cantiere è durato 28 mesi, hanno lavorato qui in cantiere oltre 200 operai, l'ingegneria e la direzione lavori è stata curata da oltre 80 ingegneri, miracolo che siamo arrivati a buon fine. L'impianto ha 20.000 metri cubi di capacità, è 6 baie di carico, può agevolmente caricare oltre 12.000 autoboti all'anno, e quindi ha un potenziale di sviluppo significativo rispetto alla dimensione del mercato GNL in Italia attuale, ma che sta crescendo molto in fretta, quindi speriamo che poi l'impianto possa funzionare a pieno regime presto. L'impianto è già pieno. È il primo di una catena, che noi vorremmo ottimizzare andando a realizzare altri due depositi, in particolare nel sud della penisola. Questo in modo di dotare di stazioni di rifornimento per il trasporto pesante, quindi per i camion e anche per il trasporto marittimo, tutto il territorio nazionale. Questo vorrebbe dire fare altri investimenti, oltre ai 100 milioni di investimento che abbiamo fatto in questo territorio, che abbiamo condiviso con i nostri partner, che sono PIR e una società del gruppo Enagas. Dietro abbiamo contrattualizzato anche una nave che si chiama Ravella Knutsen, dedicata al rifornimento di questo serbatoio. Quando arriveremo a realizzare anche gli altri due impianti nel sud Italia, oggi abbiamo individuato Napoli e Brindisi come due luoghi ideali per costruire questa catena, allora avremo la necessità di prendere anche un'altra nave per ottimizzare la logistica. Quindi complessivamente l'impegno di tutta la catena sarà di circa 500 milioni di euro per quanto ci riguarda. In quanti anni prevedete che vada a regime questa strategia di sviluppo In nel 3-4 anni, quindi l'obiettivo è arrivare al 2024-2025, avendo realizzato anche gli altri due terminali. Ci vogliono circa 2 anni e mezzo, 3 anni per la costruzione dei terminali, quindi siamo in fase di iter autorizzativo e i tempi sono quindi questi.
A Napoli c'è stato un impasse dovuto a un cambiamento della presidenza dell'autorità portuale. Noi comunque continuiamo con gli iter autorizzativi, con le procedure di via, quindi continuiamo con la parte di, diciamo, di valutazione, di approvazione tecnica, e poi vediamo a che punto arriviamo tra poco.